Ciao a tutti, siamo qui nella sede della scuola di musica comunale Olinto Pistoni insieme al nostro musicista. Allora, Sammy Sergio. come prima domanda, cosa ti ha fatto avvicinare alla musica e quando? La musica è sempre stata una passione che veniva dallo zio, dal nonno, che erano tutti dei musicisti. Ok, lo strumento? Il mio strumento è il violino, che ho cominciato con il violino e poi dopo mi piaceva la banda perché è una cosa molto importante. Con tanta gente da suonare assieme, e poi sono entrato in banda come la norma sa, come tutti sanno. Dico la norma perché è qua, però Certo. c'erano già degli altri, degli amici che siamo rimasti in pochi da allora che siamo in banda e sono ancora qua. E che strumenti suoni appunto oltre al violino che avevi iniziato fin da Ah, io ho piccolo? cominciato con clarinetto e poi dopo c'era bisogno dei sax. Contralto, ho suonato il tenore e poi dopo, alla fine, sono arrivato a questo strumento qua, il basso, che è uno strumento molto, molto bello, molto diciamo, che per la banda lega molto bene con gli altri strumenti. E poi dopo questo strumento qua, che adesso sono diventato vecchio, è molto pesante da portare in giro. Il maestro e il presidente mi hanno comprato un oboe elettronico che fa le veci di questo strumento qua. E tuttora suono questo strumento. Ok, e con la banda l'esperienza più bella, magari anche un viaggio più bello che hai Tutti fatto? belli. Anche le prove sono per me meravigliose perché ho avuto dei maestri che molto validi, come l'ultimo maestro Neldo Lodi, che è un maestro che non, sì, molto, molto bravo, che ha con me delle tante esperienze che ha, hai capito? E quando anche alle prove, che ci troviamo alle prove, io sto molto attento perché ogni sua parola per me è una cosa che me la tengo perché c'è sempre da imparare qualsiasi cosa. Il maestro Lodi mi ha insegnato anche per suonare come debbo il fiato che debbo prendere e suonare, perché è molto importante, non è come un pianoforte che tu suoni, invece di suonare uno strumento a fiato come il clarinetto, il sax, qualsiasi strumento, bisogna avere il fiato giusto per suonare così. E tuttora io sono qua alla mia età, che ho 83 anni, quindi vedo l'ora di venire alla prova e di essere presente ai concerti. E preferisci i concerti o le sfilate? Cioè, Eh? preferisci i concerti oppure le sfilate? Adesso i concerti, perché ho uno strumento che non me lo permettono di fare delle sfilate, però quando faccio delle sfilatine avanti e indietro prendo il sax tenore. Faccio la partitura del sax tenore. Ok, e hai un appello ai giovani magari da inviare per farli venire Di a suonare ascoltare la banda? la musica e amare la musica. La musica è una cosa molto bella e non è quando un momento in casa che sei un pochino giù, così così, ascolti o un disco oppure se suoni uno strumento, una chitarra, qualche cosa, ti passi il tempo e sei sempre tranquillo. Io ho due figli e quindi, e dei nipoti e suonano tutti. Ho la batteria, la chitarra, ho una nipote che addirittura vive in Francia e ha un complesso e gira il mondo. Allora. Cose moderne, non cose. Mi manda delle foto, delle cose sul telefonino che dico. L'ho ascoltata tante volte e ho detto Linda, ma dove prendi quella voce per fare tutte quelle cose lì? Perché l'ho sentita a Modena, Milano, eccetera, eccetera. Molto brava. Ok, E mio nonno, il papà di mio padre, era un grande clarinettista che faceva i concerti in Svizzera, dappertutto. Ok, Proprio una famiglia di una famiglia di musicisti. musicisti.
Bello, bello. Ok, ora noi vi aspettiamo qua alla scuola di musica per le iscrizioni.